Vent'anni e non sentirli. È passato molto tempo, ma rimane l'attualità di chi si pone degli interrogativi circa la propria vita. Danizza Monferrato, casa madre delle figlie di Maria Ausiliatrice, vogliamo confrontarci con Don Pierluigi Cameroni, salesiano, postulatore generale per le cause dei santi della famiglia salesiana. Ciao Don Pierluigi e grazie per aver accettato di essere con noi oggi. Ecco, grazie anche a voi, un saluto speciale qui da Roma, dalla Basilica del Sacro Cuore. Ecco. La protagonista è Suor Teresa Valsè Pantellini, figlia di Maria Ausiliatrice, in corsa verso la santità. 120 anni fa, precisamente il 2 febbraio 1901, la giovane Teresa Valsè Pantellini si presentava in via Marghera a Roma per cominciare il suo percorso formativo per diventare figlia di Maria Ausiliatrice. Il 3 agosto 1903, proprio qui a Nizza Monferrato, nella chiesa Nostra Signora delle Grazie, santuario, presso la casa madre, allora anche casa generalizia delle suore salesiane, farà la prima professione e poi più avanti perpetui. Morirà a Torino nel 1909 ed oggi è in cammino verso la santità, come si dice, verso gli onori degli altari. Qual è il tuo compito di postulatore in questo processo? Postulatore è colui che accompagna le cause di beatificazione e canonizzazione a seconda, diremmo, delle diverse tappe di ogni causa. Nel caso specifico di Suor Teresa Valsè Pantellini, dobbiamo ricordare che lei è già venerabile, quindi la venerabilità che fu proclamata nel 1982 è il riconoscimento di una vita eroica, di una vita vissuta veramente secondo il Vangelo. A questo punto il passaggio successivo è la beatificazione. Perché questo avvenga è necessario un miracolo, per cui il lavoro è di accompagnare eventuali segnalazioni di presunti miracoli che possano poi aprire la via alla beatificazione. In questo caso quindi bisognerebbe accompagnare quello che in termine tecnico si chiama il processo sul miracolo, che comporta una fase diocesana e una romana, la raccolta dei documenti medici, perché la maggior parte dei miracoli sono delle guarigioni, riguardano la salute, e successivamente l'esame da parte dei teologi in cui si riconosce l'intercessione della venerabile e successivamente poi il decreto che apre la via alla beatificazione da parte del Santo Padre. Nella chiesa del Sacro Cuore, qui in casa madre, si trovano le spoglie mortali di Suor Teresa Valsè Pantellini. Sulla sua tomba c'è scritto serva di Dio, sappiamo che però, come ci hai già detto tu, è venerabile. Cosa vuol dire diventare santi? Qual è l'iter verso la santità e chi diventa santo per la chiesa? Allora, l'iter che porta al cammino della santità, beh, innanzitutto è bello ricordare che tutti siamo chiamati alla santità. Ce l'ha ricordato Papa Francesco nella bellissima esortazione Gaudete ed Exultate, dove proprio ha ricordato questa realtà fondamentale di tutti i cristiani, una realtà molto cara alla nostra tradizione salesiana, con San Francesco di Sales, che proprio esortava tutti alla santità, ciascuno nel suo stato di vita. Poi c'è quella che in termine tecnico si può chiamare una santità canonizzata, cioè ufficiale, proposta a tutta la Chiesa, una santità dimostrabile.
Quali sono gli elementi per cui si avvia una causa di beatificazione e canonizzazione? Ma sono fondamentalmente tre. Innanzitutto la testimonianza di una vita cristiana vera, autentica, no? Ispirata al Vangelo. In secondo luogo, una diffusa fama di santità, cioè vuol dire che la gente riconosce in quell'uomo, in quella donna, in quel giovane, in quel consacrato, in quella missionaria, ecco, davvero una figura, una testimonianza profonda di vita cristiana. E in terzo luogo ci deve essere la fama di segni, cioè la gente riconosce delle grazie, dei favori, addirittura dei miracoli ottenuti per intercessione di queste persone. Ecco, questi sono gli elementi, direi il terreno su cui si può avviare una causa di beatificazione e canonizzazione, che poi comporta una fase processuale, prima nella diocesi dove è morto il servo o la serva di Dio, dove si devono raccogliere le testimonianze, i documenti che danno forza a questa fama di santità e di segni, e successivamente in fase romana dove viene esaminata quella che in termine tecnico si chiama la positio, cioè quel documento che dimostra la santità di vita, che viene esaminata sia se è una causa antica dagli storici, sempre da un gruppo di teologi e poi da un gruppo di cardinali e vescovi. Quando supera tutte queste fasi, diremmo, arriva l'intervento del Papa che apre la via alla venerabilità, come nel caso di Suor Maria Teresa Valsè Pantellini, quando è una causa sulle virtù, oppure può essere una causa di martirio. E quindi c'è un altro tipo di procedura. Va ricordato che i martiri, nel momento in cui viene riconosciuto il martirio, subito vengono beatificati e non c'è bisogno del miracolo, diversamente dai venerabili. Tutti invece per la canonizzazione necessitano di un altro miracolo. Ecco, in modo molto sintetico ho voluto spiegare un po', ecco, come si accompagna una causa di beatificazione e canonizzazione. Grazie mille. Adesso un'altra domanda. Suor Teresa nasce a Milano il 10 ottobre del 1878. Il papà Giuseppe Valsè è esiliato per aver partecipato ai moti di insurrezione nel Polesine nel 1848. Si rifugia al Cairo. È un uomo molto saggio e intraprendente che riceve numerose attestazioni da parte delle autorità locali egiziane, ma non solo. La mamma, Giuseppina Viglini, è una donna piuttosto austera e dal tratto severo. Essi educano i tre figli, Teresa, Giuseppina, la più piccola, e Italo, il maggiore, in un ambiente agiato e offrono loro un'accurata istruzione coltivando le loro virtù umane e cristiane. Teresa realizza la sua vocazione a 22 anni e vive da figlia di Maria Ausiliatrice, prevalentemente a Roma, tra le ragazze di Trastevere. Ma a causa della sua fragile salute, trascorre lunghi periodi in Piemonte, tra cui Torino, Nizza, Giaveno. Ci potresti dire quando diventerà santa Suor Teresa Valsè Pantellini? Ecco, come ho già detto, dal punto di vista processuale è necessario questo miracolo che apre la via alla beatificazione. E vorrei sottolineare in questa prospettiva due aspetti. Un aspetto è la necessità di promuovere la causa e devo riconoscere che voi lì a Nizza in questi anni davvero avete fatto tanto in questa direzione, proprio diverse iniziative per farla conoscere, per diffonderne l'imitazione e l'intercessione. E questo secondo me davvero è un cammino da continuare con tenacia, con perseveranza. Un secondo rilievo che vorrei condividere anche dall'esperienza di questi anni è proprio dare alle cause di beatificazione e canonizzazione un respiro ecclesiale. Cioè queste figure non sono proprietà privata di nessuno, sono figure testimoni della santità della Chiesa. E io sto notando sempre più che
quando questi testimoni vengono riconosciuti a livello ecclesiale, quando questa fama di santità e di segni è condivisa da tante persone, da tante comunità cristiane, ecco, a me piace dire che le cause lievitano, maturano. Ecco, questa credo che è un'indicazione molto preziosa anche in questo caso, e soprattutto coinvolgere tanti laici. Io ho visto che oggi i laici hanno una particolare sensibilità intorno a queste realtà, anche tanti giovani. E quindi se si sanno coinvolgere, sanno trovare in forma originale la via, ecco, alla santità. Per esempio, per fare un esempio di questi giorni, ho visto una causa di un nostro missionario, padre Francesco Convertini, missionario in India. Ebbene, hanno organizzato diverse cose interessanti, i giovani, per esempio. Hanno fatto un inno da loro pensato, musicato. Hanno fatto delle felpe dedicate a questo venerabile. È stato approntato addirittura un bellissimo opuscolo a fumetti della vita di questo venerabile per i bambini da colorare. Ecco, cioè, più si coinvolgono gente e più direi viene fuori anche una creatività nel modo di accompagnare e valorizzare queste testimonianze, ma anche rendendole attuali ai nostri tempi. Teresa fa un lungo discernimento prima di rispondere alla chiamata, cerca di mettere il più possibile a confronto le varie istanze che riceve dall'esterno, con la volontà di rimanere fedele alla volontà di Dio. Penso in particolar modo al suo percorso di maturazione umana e cristiana, la risposta ad una chiamata, il rispetto alla famiglia, il saper scegliere in modo determinato, il confronto con il confessore e le guide spirituali. Come è riuscita a fare questa sintesi? Come mai non si è scoraggiata di fronte alle difficoltà, irrevocabilmente e per sempre? Cosa ha da dire oggi, insomma, a Suor Teresa Valsè Pantellini? Quali aspetti della sua personalità metteresti in evidenza e soprattutto per i giovani, che cosa diresti? Ma una cosa che mi ha colpito, ripercorrendo la sua breve vita, perché è morta a 28 anni, è proprio come la sua vita è segnata da delle tappe di non ritorno, cioè da dei passaggi nodali, no? Per esempio, mi ha colpito quando lei fa la prima comunione, in cui, in questo momento, in cui promette al Signore di essere tutta sua, ecco, anche se piccola, giovane. Eppure vedete che c'è un elemento interessante, c'è una scelta. Le grandi scelte si maturano nelle piccole scelte e la comunione segna un passaggio nodale nella sua vita. Questo lo dico perché mette in evidenza il primato della grazia. Suora Teresa Valsè Pantellini, questa giovane, è un po' nella linea di San Domenico Savio, che è un capofila della santità giovanile, e dove la prima comunione rappresenta un elemento significativo. Un secondo elemento che mi ha colpito è la scelta di entrare tra le figlie di Maria Ausiliatrice. Lei veniva da una famiglia piuttosto nobile, aristocratica, e erano state anche indicate congregazioni che accoglievano di più figure che venivano da questo mondo sociale e civile. Lei invece rimane affascinata dalle suore salesiane, dalla loro opera di servizio tra i poveri, tra i ragazzi più disagiati, tra le ragazze più bisognose. E proprio entrando nell'aspirantato qui in via Marghera a Roma, sente che è lì che il Signore la chiama. E questo segna un'altra tappa nella sua vita, un punto di non ritorno. E così anche quando poi arriva il momento della malattia, della sofferenza, lei non lo subisce, ma lo attraversa con lo spirito della fede e riconosce anche in questa stagione della vita un momento di fecondità e di maturazione. Ecco, io credo che qui c'è un grande messaggio per i giovani, cioè imparare a vivere bene la vita che Dio ci dà, a valorizzare le diverse tappe. Il rischio oggi della nostra società liquida è che alla fine non c'è nessun passaggio significativo. Ecco, invece la vita è fatta di passaggi,
di tappe, di punti di non ritorno, ma che rappresentano proprio come delle svolte, dei tornanti fondamentali nel cammino delle persone. In questo è una grande testimone anche per oggi e per i giovani di oggi. Grazie mille allora per questo nostro incontro di questa mattina con Suor Teresa Valse Pantellini. Mi auguro di vederti presto a Nizza, ti invitiamo qua tra di noi e soprattutto in questo periodo stiamo facendo proprio in vista del 3 del mese la sua ricorrenza alla novena con e per intercessione di Suor Teresa Valse Pantellini. E da tradizione ormai da un paio di anni, il 3 settembre, che è il giorno proprio della sua salita al cielo, della sua morte, preghiamo il rosario. Quindi in comunione di preghiera, nella speranza di vederti appunto qua a Nizza in occasione della sua beatificazione. Speriamo. E poi la cosa bella che mi voglio impegnare, perché lei è anche legata qui a Roma alla Basilica del Sacro Cuore, dove veniva a confessarsi, a pregare, e quindi anche questo è un luogo segnato dalla sua testimonianza, e quindi qui passano molte persone. E vogliamo proprio fare anche un piccolo opuscolo che raccoglie un po' i testimoni di santità legati alla Basilica del Sacro Cuore, e tra questi c'è proprio anche la venerabile Suor Teresa Valsè Pantellini. E quindi credo che sarà anche questo un ulteriore elemento di comunione tra noi e il santuario anche lì della Maria Ausiliatrice, proprio di Nizza, dove lei ha vissuto. Ecco. Allora, chissà che una volta magari possiamo pregare un rosario insieme, visto che ormai gli strumenti della comunicazione lo permettono. Molto volentieri, molto volentieri ci organizziamo, in questa prospettiva. Bene, auguro a tutti Grazie mille anche allora. una buona festa di Don Bosco. Ecco, Certo, auguri e grazie mille e grazie. auguri anche a te. Ciao, arrivederci, alla prossima. Arrivederci, grazie.